Ciao cari oggi, bentornati sul mio canale oppure benvenuti se siete nuovi qui, io mi chiamo Celeste. Oggi vi accompagno attraverso una sequenza piuttosto intensa di Vinyasa Yoga, sarà dinamico e spero anche un po' difficile, spero che vi metterà alla prova, vi propongo una piccola transizione del Vinyasa che sto praticando nella mia pratica quotidiana, trovo un po' divertente, vediamo se sarete d'accordo con me. Tra l'altro è la seconda volta che registro questa classe perché la prima volta la macchina fotografica non è andata. Per cui potete ripetere questa sequenza due volte insieme a me se avete piacere. Inizieremo distesi a terra in Supta Baddha Konasana, per cui distendetevi pure e cominciamo. Quindi piante dei piedi uniti, distendiamo giù la schiena. Cominciamo appoggiando le mani alla pancia. Possiamo appoggiarle qui oppure sulle cosce, dove vi sentite più a vostro agio. La pratica sarà breve ma intensa, quindi veramente vogliamo portare subito la nostra attenzione al respiro, così da restare presenti in questi 15 minuti sul tappeto. Ammorbidite le spalle, il viso. Inspiriamo ed espiriamo dal naso. Se il respiro già è familiare per voi, praticatelo qui. Vogliamo attivare un po' la gola e rendere il respiro udibile. Ora cominciamo ad allungare le gambe e le braccia su verso l'alto. Muoviamo i polsi e le caviglie in una direzione e poi nell'altra direzione. Molto bene, ora fermiamo le gambe, flettiamo i piedi e andremo ad allungare le braccia, inspiriamo qua ed espiro, solleviamo le spalle, andiamo a toccare con le dita i piedi cercando di tenere il bacino giù a terra. Inspiro, scendiamo, 10 volte in totale, cominciamo. Teniamo i piedi uniti per facilitare. E continuiamo a respirare, ancora 5, 4, 3, 2, 1, e riscendiamo, apriamo le braccia larghe, pieghiamo le ginocchia, torsione supina, lasciamo cadere le ginocchia verso destra, radichiamo giù la spalla sinistra, mano destra preme sulle cosce così da allungare la schiena ancora di più. Andiamo dall'altra parte, lasciamo scendere le ginocchia verso sinistra, premiamo giù con la mano, radichiamo la spalla a terra. Risaliamo su, teniamo gli alluci uniti, ginocchia larghe, ora estendiamo le braccia verso l'alto, mani flesse, palmi rivolti verso il soffitto. Sarà adesso il bacino e le ginocchia a sollevarsi verso le braccia. Teniamo le spalle e la nuca appoggiate. In questo modo qua cerchiamo di toccare le ginocchia ai gomiti e poi scendiamo lentamente giù per 10 volte. Veniamo su espirando e scendiamo. Bene, lentamente. Teniamo le braccia forti e ferme. Ho perso il conto. Ancora 5 e 4, 3, 2 e 1. Saliamo su e lentamente scendiamo. Supta Baddha Konasana di nuovo. Apriamo le ginocchia, piedi uniti, braccia questa volta oltre il nostro corpo. Respiriamo. Se questa pratica vi sembra troppo in questo momento, non dovete fare tutto. Potete tornarci ancora e ancora per rafforzare gradualmente tutto il corpo. Ora abbracciamo le ginocchia al nostro petto, dondoliamo avanti e indietro, veniamo nella barca, Navasana. Siamo in bilico sui nostri ischi, sulle ossa del bacino, ginocchia possono essere piegate, le braccia avanti a noi o possiamo estendere le gambe su senza crollare indietro.
Ancora un respiro, raddrizziamo la schiena. Da qui, cane a testa in giù, passiamo oltre l'incrocio, facciamo due lunghi passi e un salto. Spingiamo i talloni a terra, sistemiamoci qua nel cane. Bambino, scendiamo sulle ginocchia, appoggiamo i glutei e i talloni, allunghiamo le braccia avanti a noi. Inspiro, cane testa in su, veniamo avanti, solleviamo le ginocchia, bacino scende, apriamo il petto. Espiro, cane a testa in giù. Bambino, scendiamo sulle ginocchia, sediamoci sui talloni. Inspiro, cane a testa in su, veniamo avanti. Espiro, cane a testa in giù. Bambino, un'ultima volta, sediamoci sui talloni. Inspiro, cane a testa in su. Espiro, cane a testa in giù. Inspiro, cane a tre gambe, solleviamo gamba destra su in alto, attiviamo la gamba. Espiro, ginocchio al gomito, tocchiamo venendo avanti. Inspiro, cane a tre gambe. Espiro, a fondo. Portiamo il piede all'interno della mano, angolo laterale esteso, mano destra resta appoggiata qui a terra, appoggiamo il tallone posteriore, braccio sinistro sopra e oltre la testa, guardiamo verso la mano mentre il petto ruota verso l'esterno. Mano sinistra scende, torsione, allunghiamo il braccio destro in alto, proviamo a tenere il tallone dietro appoggiato e ora lo solleviamo. Piramide da qui, mano scende, estendiamo la gamba destra, flettiamo forse il piede, abbassiamo il mento verso la tibia, forse le mani si allungano indietro. Inspiro a fondo, espiro panca. Quindi possiamo qua fare un vinyasa classico e normale, oppure potete seguirmi. Scendiamo giù in chaturanga. Inspiro cane, testa in su. E da qui ritorniamo in chaturanga, pieghiamo i gomiti, passiamo oltre i piedi e saliamo su nella panca, cane a testa in giù. Un respiro profondo e andiamo dall'altro lato, solleviamo gamba sinistra, inspiro, espiro ginocchio a gomito, inspiro cane a tre gambe, espiro a fondo, angolo laterale esteso. Portiamo la mano a terra, braccio destro sopra e oltre, spingiamo giù il piede destro, allunghiamo le dita della mano. Torsione, mano scende giù, il braccio sinistro sale, cerchiamo di tenere il piede dietro di noi appoggiato e poi lo solleviamo, cambiamo la posizione del bacino. Piramide, mano scende giù, estendiamo la gamba. Flettiamo il piede, passiamo il mento, osserviamo da questo lato, forse è più difficile, forse ci sono delle tensioni. Veniamo avanti nell'affondo, inspiro, panca, passiamo indietro. Facciamo il nostro vinyasa a specchio, scendiamo giù, chaturanga, inspiro, cane a testa in su, espiro, chaturanga. E risaliamo nella panca, cane a testa in giù. Un respiro. Riprendiamo, solleviamo gamba destra al cielo. Espiro ginocchio, forse alla spalla, saliamo più in alto. Inspiro cane a tre gambe, espiro a fondo. Angolo laterale esteso, braccio sopra e oltre la testa. Guardiamo verso la mano. Torsione, mano sinistra scende, il braccio destro su verso l'alto, forse oltre la testa. Benissimo. Piramide da qui, distendiamo la gamba, solleviamo il tallone dietro di noi, flettiamo il piede. Inspiro a fondo, guardiamo avanti. Espiro, guerriero 3, saliamo su, in equilibrio sulla gamba destra, allunghiamo le braccia avanti a noi. Bene, ritorniamo indietro, fondo basso.
mani giù, inspiro panca, vinyasa, scendiamo chaturanga, inspiro kana, testa in su, espiro chaturanga, saliamo panca, cane a testa in giù. Divertente, eh? Sono sicura che lo aggiungerete a tutti i vostri vinyasa. A parte gli scherzi, sono un modo per creare ancora più forza, ancora più challenge nelle vostre pratiche. Andiamo dall'altro lato. Gamba sinistra sale, espiro ginocchio alla spalla, in alto. Inspiro cane tre gambe, espiro a fondo. Angolo laterale steso, braccio sopra oltre, bacino basso, spingiamo giù il piede, torsione, mano destra giù, il braccio sinistro viene sopra e oltre l'orecchio, vogliamo spingere il piede posteriore, ruotiamo le spalle, piramide, solleviamo il tallone dietro, distendiamo la gamba sinistra, inspiro a fondo, espiro guerriero 3. Saliamo su, lentamente, allunghiamo le braccia avanti. Scendiamo giù, a fondo. Inspiro, panca, ultimo di quei meravigliosi vinyasa. Scendiamo giù, chaturanga. Inspiro, kana, testa in su. Espiro, chaturanga. Saliamo su nella panca, kana, testa in giù. Portiamo i piedi larghi adesso al centro del nostro tappetino. Apriamo le punte dei piedi, malasana, scendiamo giù nello squat. Mani al nostro cuore. Evitiamo di crollare giù. Teniamo le gambe attive e spingiamo giù i nostri piedi. Possiamo restare qui o andare nella posizione del corvo, bakasana. Appoggiamo le mani a terra, distanza di spalle. Spingiamo giù i polpastrelli subito. Avviciniamo un po' i piedi. Saliamo sulle punte, pieghiamo le ginocchia e le portiamo più in alto possibile sopra i gomiti. Sarà sempre un punto adatto a voi. Vogliamo venire avanti, guardando avanti, e i piedi si sollevano da soli, uno alla volta, quando siamo pronti. Non guardiamo giù, guardiamo avanti. Ora passiamo i piedi, malasana di nuovo, scendiamo nello squat, mani al cuore. Navasana, sediamoci, subito le gambe verso l'alto, braccia avanti a noi. Passiamo l'incrocio, facciamo un salto, cane a testa in giù. E bambino, abbassiamo le ginocchia, sediamoci sui talloni. Solleviamo le spalle sopra il bacino. Andremo a fare Ustrasana, ovvero la posizione del cammello. Veniamo su col bacino sopra le ginocchia. Portiamo i pollici verso l'interno, i palmi delle mani appoggiati alla lombare. Inarcate la schiena tanto. Quindi veniamo nella posa in modo un pochino diverso. Vogliamo inarcare la schiena, solleviamo sul mento e notate come la testa e il bacino si muovono insieme. Scendiamo su e giù. Magari vi fermate qui, magari proseguiamo. Portiamo poi le mani ai talloni, pollici all'esterno. Spingiamo giù i piedi, teniamo una bella stretta delle mani. Mentre solleviamo sullo sterno. Per uscire, come siamo arrivati? Mani alla lombare. Ci sediamo lentamente giù. Chiudiamo gli occhi, mento al petto. Bene, da qui distendiamoci schiena a terra, portiamo le gambe avanti a noi,
Srotoliamo giù la schiena. Abbracciamo le ginocchia al petto. Ed onduliamo un momento qui a destra e a sinistra. Quindi forse avete notato un po' di calore, di forza a crearsi nel corpo. Rallentando il respiro, provate adesso a rallentare il battito cardiaco. Estendiamo le gambe e andremo in ultima posizione in un allungo laterale nella banana. Per cui pieghiamo il ginocchio destro, spostiamo il bacino un po' più a destra e poi estendiamo la gamba appoggiando il tallone, il caviglia sopra la sinistra. Spostiamo poi le spalle verso sinistra e allunghiamo le braccia sopra e oltre. Creiamo una forma a banana, appunto, mezzaluna. Entrambi i glutei appoggiati, tutta la schiena, tutto il dorso giù. Cambiamo, sciogliamo le braccia, torniamo al centro, pieghiamo il ginocchio sinistro, spostiamo il bacino a sinistra e poi la gamba va sopra l'altra. Invece di sollevare il gluteo, lo riportiamo giù. Solleviamo le spalle, portiamole verso destra, aggiustatevi meglio che potete, poi braccia vengono sopra e oltre, magari prendiamo gomiti opposti. Con calma sciogliamo le braccia, veniamo al centro, pieghiamo entrambe le ginocchia e saliamo su nel ponte un momento, solleviamo il bacino e riabbassiamo una vertebra alla volta al centro del tappeto, attivando gli addominali lentamente. Bene, da qui distendiamo le gambe, le braccia. Restiamo un minuto in Shavasana. Abbiamo solo questo minuto a disposizione, forse, quindi cerchiamo di prendercelo totalmente per noi. Blocchiamo fuori i pensieri, blocchiamo fuori i rumori. Osserviamo il nostro corpo mentre si rilassa. Se avete altro tempo per restare qui in Shavasana, vi invito a restare, altrimenti cominciamo a risvegliare il corpo. E quando siamo pronti, rotoliamo su un fianco, veniamo a sedere in una posizione comoda. Quindi mettiamoci seduti in una postura eretta, formale, e prendiamo un ultimo respiro insieme per concludere la pratica. Inspiriamo, apriamo, solleviamo le braccia. Espiro, mani al nostro cuore. Grazie per esservi uniti a me. Spero che questa sequenza breve ma intensa vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra esperienza sul tappetino, mi fa sempre molto piacere. E se avete richieste per altre pratiche, scrivetemele qua sotto, pubblico tutte le domeniche una nuova pratica, per cui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci rivediamo prestissimo qui sul tappetino, dal mio cuore al vostro, grazie.